Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere il mio ultimo acquisto. Sono felicissima di questo acquisto. Scusatemi per le mani se sono molto malandate, ma purtroppo sto avendo qualche reazione allergica a qualche detersivo, non so quale. E c'ho le mani tutte rovinate. Guardate qua che brutto. Comunque, questo è il mio ultimo acquisto di cui sono felicissima perché è anche il mio autoregalo di compleanno. Mi sono fatta un regalo io stessa. Questa è la piccola confezione. Ovviamente mi è arrivato all'interno di questa busta, ma non ve la faccio vedere perché c'è il mio indirizzo. Comunque, questo è un regalo meraviglioso. Ho provato ad aprirlo già. Infatti me lo sono preparato e c'è scritto la felicità è nelle piccole cose, è nelle piccole cose, sì. E l'ho acquistato da Kaki, si chiama così il sito, è scritto KAKI. In caso poi vi metto giù in info box il link diretto al sito se volete. Questo video vi dico già che non è sponsorizzato e questo è un acquisto proprio che ho fatto io per auto farmi un regalo per il mio compleanno che è a breve. Cioè, io faccio gli anni il sabato santo, il 3 aprile. Sì, ho fatto così 3, il 3 aprile. Allora, adesso apriamo e andiamo a vedere che cosa ho preso. Cioè, io sono veramente entusiasta, non vedo l'ora. Che bellissimo questo, cos'è che è di carta pure? Sì, ho acquistato un marimino! Non vedo l'ora di vederlo! Per prima cosa però vi voglio far vedere anche il kit che ho comprato a parte. È costato 13 euro, c'era scritto che era un caso che l'avessi trovato a questo prezzo perché di solito costa di più, ma non mi ricordo quanto. Mi pare che l'ho preso 13 euro il kit. Questo è il suo supportino, tutto fatto in legno scolpito. C'è scritto Marimino, non vedo l'ora. Lo mettiamo qui. E poi all'interno c'è anche questo. Che è il kit pulizia, vedete? Marimino Care Kit. E andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ok, c'è la pezzina, vedete che serve per pulirlo poi all'interno. Queste qua che sono le guarnizioni. E questo che è il cosino per togliere l'acqua e aggiungere l'acqua pulita. Non c'è più niente. Rimettiamo tutto all'interno. Perché ho paura di perderle. Non vedo l'ora di vederlo. Sappiate anche che c'è un sito, infatti ora poi ve lo faccio vedere. Ok, eccolo qui. La felicità è nelle piccole cose. Vedete? www.kaki.life. Vedete? Prenditi cura delle nostre creazioni, scarica l'app. Ok, adesso lo apriamo. Oddio, c'ho un'ansia pazzesca. Oh, eccolo qua. Vediamo. Ecco, vedete, è protetto da questa cosa in plastica. No, aspettate, in tipo polistirolo, però molto spesso. Vediamo cosa c'è qui sotto. Forse, certificato di autenticità. Questo cos'è? Ok, questi sono. Ah, questo è un passaporto. Sono muniti di un passaporto europeo e provengono esclusivamente da acquacultura. Che cosa carina! Ok, adesso andiamo a vederlo. Ecco, vedete, è una collana. Si può anche prendere non a collana, non è obbligatorio. C'è anche dentro delle cose così in vetro, delle ampolle di vetro. Che lo puoi tenere là come tipo una piantina. Adesso andiamo a vederlo. Io ho scelto quello, la felicità nelle piccole cose. C'era anche senza la scritta. Ok, posiamo. Eccolo qui. Ma è bellissimo. Vedete, c'è scritto la felicità è nelle piccole cose. Ma è bellissimo. È stupendo. Guardate, così si vede meglio. Adesso però dobbiamo trovargli un nome, lo mettiamo qui. Che bello! È uno degli autoregali più belli che mi sia mai fatta, sono sincera. Adesso però andiamo a vedere l'app anche, così vediamo che cosa ci dicono di fare. Ok, ho scaricato l'app, adesso entriamo. L'app è questa, vedete?
E adesso aggiungiamo, fai, aggiungi. Allora, il prodotto Kaki è un, vediamo, marimino. Ok, dai un nome al tuo marimino. Allora, io ci ho pensato un pochino e avrei deciso di chiamarla, perché per me è una femminuccia, la chiamiamo così, guardate. Eve. Ho deciso di chiamarla Eve. Quando hai adottato il tuo marimino, oggi, cioè che è il giorno che arriva, e quando l'hai pulito, quando hai curato il tuo marimino, oggi pure. Scegli una foto. Io poco fa ho fatto alcune foto e adesso scegliamo questa. Scegliamo questo, mettiamolo così. Ok. Perfetto. Ok, perfetto. E adesso facciamo qui sopra salva. Ok, Eve, e mancano 15 giorni per la pulizia. Tra 15 giorni dovremo cambiare l'acqua ad Eve. Praticamente l'acqua si usa l'acqua minerale naturale, quella che vendono al supermercato. Adesso possiamo lasciare il cellulare. Ve la faccio vedere per l'ultima volta, la mia piccola Eve. Ne sono veramente entusiasta, vi dico la verità. È bellissimo, guardate. La mia piccolina. Non vedo l'ora di indossarla, perché questa è una collana che va portata, ovviamente. Ma quanto è bella questa piccolina, guardate. Uff. È un'alga palla. Non so se lo. Oh mio Dio, la stavo già sbattendo. Non so se ve l'ho detto all'inizio. Questo tipo di alga è giapponese. E praticamente c'è una specie di. Come si dice? Praticamente su questo marimo c'è una leggenda. Praticamente la leggenda è legata all'amore, da quello che ho letto. Praticamente viene chiamata anche biglia d'acqua, questa specie di alga. E praticamente si trova soltanto in Giappone. E si racconta che moltissimo tempo fa una coppia di innamorati, il cui amore era ostacolo dalle rispettive famiglie, si rifugiarono sulle rive del lago Akan, che è l'unico posto in Giappone in cui nascono queste alghe. Praticamente questi due innamorati si rifugiarono sulle sponde di questo lago e lì morirono. Quindi si dice che si sono trasformati in queste piccole alghe. Ma che cosa meravigliosa! E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che il mio piccolo marimo vi piaccia. Se l'avete anche voi, fatemi sapere giù nei commenti come li avete chiamati. La mia, come vi ho detto, si chiama Eve e spero che non sia anche l'ultima, perché sono veramente bellissime, ne vorrei 10.000 adesso. E niente, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!